iniziato benissimo noi, poi la prima palla dentro abbiamo preso gol e poi loro si sono chiusi e calciavano palle lunghe, noi abbiamo continuato e il primo tempo non ce l'abbiamo fatta a fare gol. Poi secondo me non mi sono mai lamentato con gli arbitri, però non è un alibi, ci mancherebbe, però ogni tanto devono prendersi le loro responsabilità, perché tutti perdiamo tempo quando si vince ed è giusto, però è impossibile che il portiere perde tempo per un tempo sano e lui l'avvisa e non gli dà il giallo, così perde tempo tutta la partita. E lo stesso i giocatori, ma fanno bene loro, però loro, i direttori, devono stare un po' più attenti quando arbitrano le partite, perché sono partite importanti e ci alleniamo tutta la settimana per prepararle alla meglio e ce la dobbiamo giocare armi pari sul campo. Poi se loro fanno il loro lavoro come devono farlo, penso la partita è pure più bella e non ci nervosiamo né noi né loro, nessuno. Siamo una squadra che giochiamo sempre a calcio e ogni volta che dobbiamo rimontare forse ci viene pure difficile, perché non ci piace tanto calciare la palla lunga e andare a lottare. Poi oggi abbiamo incontrato una squadra esperta con giocatori strutturati tanto e perciò era un po' difficile giocare la palla lunga. Abbiamo provato comunque ad attaccare e il secondo tempo forse un po' meno del primo, però abbiamo creato un po', però ci siamo riusciti a fare gol. Loro erano chiusi e calciavano, i terzini non salivano nemmeno più il secondo tempo, perciò era difficile pure trovare spazi, la profondità non ce la davano, era un po' complicato per noi. La prima partita e perdiamo in casa, la seconda consecutiva e penso che con il gruppo che siamo non diciamo che è periodo, perché noi siamo forti sia dentro che fuori il campo, perciò ce la metteremo tutta questa settimana più di prima per andare a Roma e vincere la partita, per far vedere che noi non molliamo fino alla fine. Ci può stare un passo falso, noi siamo i primi a essere arrabbiati e già da domani mattina che ci alleniamo dobbiamo pensare che la partita ormai è finita e pensare e ragionare come poter vincere la partita contro la Resi Roma.